Amici e amiche di Lega Nerd, bentornati qua su Eureka e in pochi minuti. Ovviamente oggi parleremo di scienza come sempre e tratteremo un argomento molto particolare perché ci sono dei robot addirittura in grado di riprodursi. 42. Dunque, se avete capito bene, perché probabilmente Asimov non è più un'utopia, Matrix, tutti i film di fantascienza che ci piacciono, soprattutto dedicati al mondo della robotica, al mondo delle macchine che ovviamente diventano più invadenti e anche più pensanti rispetto all'essere umano, sta diventando realtà. Dunque, di che cosa parliamo? Parliamo di Xenorobot. Allora, un gruppo di scienziati statunitensi che ha creato i primi robot viventi, appunto Xenobot, da cellule di embrioni di rani viventi, ha scoperto di recente come questi esseri siano in grado di autoreplicarsi. Notizia sconvolgente perché appunto i ricercatori delle università del Vermont, di Tufts e del Weiss Institute for Biological Inspiration Engineering dell'Università di Harvard hanno aggiunto inoltre come si tratti di una forma completamente nuova di riproduzione biologica, molto differente da qualsiasi altra riproduzione vista negli organismi animali o vegetali. Il biologo Douglas Blackiston ha citato testuali parole: "Non abbiamo mai osservato qualcosa di questo tipo prima di oggi". In una dichiarazione, gli specialisti hanno rivelato come i biorobot riescano a trovare delle singole cellule, le raccolgono nella loro bocca e dopo pochissimi giorni ottengono nuovi xenobot identici a loro, che una volta rilasciati ripetono lo stesso processo. Sam Krigman, l'autore di questo principale studio, ha voluto ricordare che inizialmente sono stati creati i cosiddetti genitori xenobot. Sono delle forme molto particolari, a noi nerd piaceranno moltissimo perché hanno una forma molto simile a quella del videogioco di Pac-Man, che appunto a loro volta hanno generato figli, nipoti, pronipoti. La cosiddetta replicazione cinematica, osservata in questo caso, è ben nota a livello di molecole, ma non era mai stata osservata prima in intere cellule o organismi. Quindi, al margine della dichiarazione, gli esperti hanno rassicurato sulla possibile minaccia paventata da qualcuno e ovviamente dal mondo scientifico e non solo. Al margine della dichiarazione di questa fenomenale scoperta, gli scienziati hanno voluto rassicurare ovviamente per la possibile minaccia. Quale minaccia? Quella che ci attendiamo tutti, chiaramente, da noi fan di film di fantascienza o di libri di questo tipo. Infatti, gli scienziati hanno voluto dichiarare delle parole ben precise, che leggiamo testualmente. "Ciò che rappresenta un rischio è la prossima pandemia, l'accelerazione dei danni all'ecosistema causati dall'inquinamento, l'intensificazione delle minacce del cambiamento climatico", ha affermato Bongard. In questo caso si tratta di un sistema ideale per studiare i sistemi autoreplicanti. "Abbiamo un imperativo morale per comprendere le condizioni in cui possiamo controllarlo, dirigerlo, spegnerlo, esagerarlo". Con queste parole, che concludono un pochino questo studio veramente interessante, non potevamo non dare questa breaking news qua su Lega Nerd. Ovviamente condividete il nostro video, se vi piace mettete un like, se non vi piace anche un dislike. Come sempre attivate la campanellina per tutte le vostre notifiche. Su leganerd.com potete trovare questa e tante altre notizie di scienze e non solo. Da Eureka, Alessio e in pochi minuti un grande abbraccio e al prossimo approfondimento. Ciao ragazzi!